Vai Mimì. Sì, ma c'è. Paolo Vallesi ha cantato la forza della vita. Auguri. Michele Zarrillo, un uomo solo che scopre tra il malinconico e il divertito piccoli segreti di notte. Marco Faragiani, ragazzi, posso baciare il mio arrangiatore, il mio direttore d'orchestra. Com'è andato Marco? Benone. Stefano, sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata, ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Da sola gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, e invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte.
E questi uomini quanto ci fate soffrire, ne solo lo sa. Spivak ha una regina. La voce spessa e profonda regala l'emozione più lunga di questo incredibile Sanremo. Per Mia Martini è tempo di bilanci e divagazioni. Ho capito già da molto è che non si può rimanere attaccati a delle fotografie, cioè i fantasmi sono fantasmi, è passato. Mi ha detto una cosa stupenda ieri Nilla Pizzi, che adesso fa l'intervistatrice, e mi ha fatto morire da ridere. Mi ha detto, sai che mi succede? Ma con delle persone che mi dicono, signora, lei non sa, mi ha riportato indietro a tanto tempo fa. E dice, e io sai che penso? Poverina. Dice, la prima cosa che mi viene in mente, poverina, ma non sa quanto è pericoloso rimanere attaccati al passato. Questo non penso che sia proprio anomalo, perché non credo che ci sia mai stato nessun altro festival concepito in questa maniera. Anche l'interesse che c'è intorno è molto diverso, non è più tanto un gioco così divertente. Cioè è diventato anche molto veloce. Anche un tantino isterico, un tantino nervoso, ci sono delle cose che non sono più dei giochi, è come se stessimo insieme, tutti insieme, in una macchina, per cui se uno si ferma gli altri o devono prendere il fiato o si arrestano un momento. E c'è un legame tra tutti, cioè in questa macchina ci sono tutti, non è che puoi uscire ed entrare quando vuoi. E c'è un clima strano, un pochino elettrico e un pochino anche pesante. Pesante perché è come se tu non potessi prendere il fiato quando ne hai bisogno. Devi aspettare che tutti insieme siano d'accordo. Tutti sono in questo gioco frenetico e furioso e ormai i giochi sono scoperti, cioè si aspetta soltanto di vedere crollare gli avversari come birilli, e se uno non casca da solo bisogna che qualcuno pensi a dargli una spinta. Cioè ormai il gioco è proprio sanguinario. Va bene che una cantante per andare a Sanremo deve saper fare la fotomodella, l'attrice, la giornalista, la regista, la cartomante, qualsiasi cosa, ma anche pilotare un aereo e fare dei bombardamenti, questo no, insomma non era previsto nell'addestramento.